Dobbiamo ancora capire meglio cosa è successo nello scorso episodio, perché siamo finiti attraverso, a quanto pare, il sogno di Atreus, dentro il Bosco di Ferro, all'interno del quale abbiamo visto l'intera profezia dei giganti. Abbiamo incontrato una ragazza che ci ha dato un sacchetto pieno di biglie, biglie che sono tutti giganti rimasti di Jotunheim, e ci ha dato il nostro compito di andare a sconfiggere Odino, ma in realtà non sconfiggiamo Odino. Muore Kratos sotto il martello di Thor e poi Atreus si mette dalla parte di Odino, ma contemporaneamente abbiamo anche scoperto che l'anima di Fenrir probabilmente essa è bloccata dentro il pugnale, quindi avrebbe senso che sia Atreus a uccidere Odino utilizzando il pugnale. Io come torno a casa? Io comunque sto ancora impazzendo per la modalità foto. Io sto facendo una fatica mostruosa a fare queste copertine. Perché non mi danno la modalità foto sin dall'inizio del gioco? Sono ancora arrabbiato perché mi stavo divertendo un casino a fare le copertine di God of War. Adesso che non posso più farle per bene. Ah, è la più grande rabbia che mi ha dato God of War Ragnarok finora. Che non è male, considerando tutto. Però è un peccato come cosa. La scorsa volta ci siamo lasciati qua, davanti alle 5 dita. Slash montagna più alta di tutti i regni a Jotunheim. E dobbiamo tornare da Yalla per a questo punto qua credo dire addio a lei e tornare a casa. Appunto, non so neanche come torniamo a casa. Come torniamo a casa? Non ci ha detto niente. L'unica cosa che ci ha detto è che il mio compito è quello di darti le biglie. E poi non mi ha detto comunque un cazzo. Potresti dirmi storia un pochino dei giganti? Qualcosina in più? Non lo so, c'è mille cose che potresti dirmi. Non mi ha detto un cazzo. Non mi ha detto un cazzo! Aspetta, hai sentito? Che cosa? Vieni ad aiutarmi. Dobbiamo tornare da Yalla. C'è qualcosa che non va. Ma si poteva sentire anche a me qualcosa. Non so se era però rumore dell'ambiente o altro. Yalla! Angerboda, non è che... Sta bene? Oh! Loki! Che succede? Boh, non lo so, mi ha abbondato qua. Oh! What the fuck? Ti raggiungerò! Ok. Salve! Colpo pesante! Bene, di nuovo colpo magico della vita e del cuore dell'amore. Ok, no, 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 sai che? Sai che? Senti, subito così. Così ti diamo un pochino testa, ti diamo fastidio, ti facciamo un po' di male. Poi colpo questo qua. E perché non ha l'effetto sonico? È perché non gliene spara abbastanza? Aia, porca vacca. Oh, yes, effetto sonico. Let's go. Così facciamo un sacco di danni in più, sia di stordimento sia di altro. Vai, spaccalo. Yes. Quindi devo spammarglielo diverse volte per avere l'effetto concreto. Non basta farlo una singola volta. Solo contro i piccoletti posso farlo una singola volta. Vai, però guarda lì che danni! Guarda lì che male! Dove sei? Atreus, spacca! Stava bene. Ti chiedo scusa. Oh, grazie per aver spaccato il coso. Quindi, queste biglie sono tutto ciò che rimane dei giganti? Non di tutti. Alcuni sono solo scomparsi. Ma dove potrebbero essere? A quanto pare da nessuna parte nei 9 regni. Nel Regno Tre Regni? Fuori dal Regno Tre Regni? Grazie tipo a Tyr in un altro luogo, roba simile. Potrebbe essere un presupposto per spingere Atreus o Kratos, dipende da cosa succede nel gioco, verso un nuovo mondo e pantheon di dei in un futuro gioco? Farah! Oltre quelle rocce c'è una voragine. Stiamo andando lì. Dovremmo... Ah, pensi a ok. qualcosa. Nessuno credeva che questo posto esistesse. Saranno molto sorpresi. Loki, non puoi dire a nessuno del Bosco di Ferro, nemmeno a tuo padre. Per tenere al sicuro questo posto da Odino deve rimanere un segreto. Le mie difese possono tenere lontani gli animali, ma se Asgard venisse a curiosare... Ho capito. Scusa. Non lo senso. dirò a nessuno. Lo capisco. Ha senso. Mi dispiace non dirlo a Kratos o anche a Tyr. A Tyr probabilmente interesserebbe particolarmente come cosa. Però gli possiamo comunque dire delle biglie dei giganti, no? Atreus potrebbe comunque dire: ah sì, l'ho avuto in sogno e queste biglie qua sono dei giganti. Potrebbe fare qualcosa al riguardo. Oh! Quella è una volpa fennec gigante! Wow! Ciao! Ciao! Ecco la voragine che si avvicina, è piena zeppa di creature. Lì dentro prendevo gli strumenti da pittura. Ah sì? Meglio mandarli via, le tue cose per dipingere sono preziose. Se è quello che vuoi. Sì. Perché no? Lina. Elimina gli abietti della voragine. Va bene, possiamo farla come cosa. Dovevo continuare ad aiutare con lei con questa roba qui. Io pensavo che ci andassimo a questo punto qua. Questa sezione qua di gioco sta andando avanti molto più lungo del previsto. Un po' troppo, forse.
un po' tanto. Perfetto. Ehi. Ehi, io... Hai ucciso un fiore. Oh, io... È un regalo. Grazie, ma... Puoi tenerlo. Comunque, stiamo cercando nidi di abbietti. Forniscono le scorte che mi servono, perciò occhi aperti. Ottima reazione. Utilizzatela anche voi a casa. Quando non sapete come rispondere a quella simile, dovete rispondere... Che cazzo hai fatto? Ho ucciso un fiore, ma... Perché l'hai fatto? Che problema hai? Seguiamo. Nido degli abietti, eccoli là. Qui è buio questo. Spara. Spara. Ok, grazie mille. Non posso spaccarlo se non da vicino. Qui ce ne sono ovunque. Sì. Non posso spaccarlo da lontano. Se accendiamo altre torce potremo vederli, eliminarli e sottrarre loro ciò che mi serve. Ok, quindi il nostro obiettivo è essere sconfiggere tutte le tane. Va bene, sure, metto a sconfiggere tutte le tane. Devo andare qui e aprire il passaggio così. Mio Dio, che incubo. Sono qua un labirinto. So che tecnicamente è fatta apposta per essere un labirinto, però non vuol dire che mi devo divertire a fare il labirinto. Solo perché è fatto bene come labirinto mi sto perdendo ed è... Strano muoversi qua in giro, non si vede che comunque mi deve piacere, ok, gioco? Risali in superficie. Grazie. Ti senti meglio? Sì, torniamo indietro. No, finita anche questa cosa qua che era molto poco importante, onestamente. Sono contento per lei, però contemporaneamente non è successo nulla in questi 15 minuti di gameplay. Va bene. Torniamo sopra. No! Aspettare, se lo abbiamo distrutto in... No! Dovevamo farlo. A lei non importa. No, no, sto nemico di merda. No, sto nemico di merda. Ok, no, mi trasformo, non mi frega un cazzo. Non mi frega un cazzo. Io te voglio che vuoi super in fretta. Sei solo fastidioso. Smette di spawnare roba. Spezza la guardia. Muori, coso. Stavolta almeno non mi ha preso perché Atreus è super veloce. Ci penso. Con Kratos era un incubo. Poi controllo tutta la roba che sto trovando, perché ho trovato diverse cose per Atreus, ma non ho ancora controllato nulla. Sai, pensavo che conoscere il mio destino mi avrebbe cambiato. Ma io sono sempre io. È stato così anche per te. Sarai sempre te stesso, Loki. L'unica cosa è che devi accettarlo. E tu l'hai accettato? Pensavo di sì. Torniamo indietro? No, aggiriamo la voragine, sarà più veloce. Oh, volevo chiederti. Tua madre aveva delle visioni. Tutti i giganti possono averne? Alcuni. Nei sogni. Ah, sì. Io una volta ho sognato Thor. Thor? Il sogno si è avverato. È venuto a casa mia. Lui... Cosa? Sembra quasi un incubo. Sì, esatto. E il finale segreto di God of War era effettivamente un sogno. E quindi quello che ha Kratos sono tipo visioni e sogni impiantati dalla moglie? Potrebbe aver senso, però contemporaneamente... Che cosa sono? Lucciole? Sono pericolose. Adorabile. Carine. Ha vissuto sempre nel gelo e nel freddo. Cacchio che ha visto le lucciole Atreus. In quale mondo può averle viste? Sono stato quando ci sono 40 gradi in estate. Tempismo perfetto. Per cosa? Oh, wow. So che le cose sono state strane in molti modi, ma... Sono felice che sei venuto. Anch'io. Mi torno a casa. Ho ancora questo piccolo dubbio. Allora, vedi qui. Bella visione, bella l'immagine. Ma qua Odino non succede da solo. Quindi ora che so come arrivare qui, posso tornare ogni volta che voglio. Vero? Quando? Quando le cose si calmeranno. Cioè, dopo il Ragnarok? Sì. Certo. Non penso che sarò impegnata. Beh, se la tua intera vita è soltanto dare da mangiare e pitturare, non è che sia proprio grandi impegni, cose dai, costantemente da fare. Puoi farcela. Che succede? Scorciatoia. Brava. Puoi farcela, Yalla. Credo in te. Facciamo riposare Yalla. Povera Yalla. Dicevo sul serio prima. Lo sai? I tuoi dipinti sono eccellenti. Cerchi di tirarmi su. Già, funziona. Richiedimelo tra... Era ora, miseria. Ma che... Smettila.
Inutile guaire ora. Cacciatrici? Ora. Maledizione. Chi era quella? Grilla. Lei. No. Chi ha che non va? No, non riesco a sentire niente. Non c'è niente da sentire. Grilla gli ha rubato l'anima. Sai dove vive? Che cosa vuoi fare? Ho sepolto troppi lupi quest'inverno. Seguimi. Si va a caccia di Grilla. Mi va bene, credo. Forse posso scoprire di più sulle anime a questo punto qua. Se lei può rubare l'anima degli animali, sono curioso di vedere cosa è successo a Fenrir. Potrebbe avere un importante significato, senza alcun dubbio. Se incontriamo Grilla, non fare niente di esagerato. Perché? È mia nonna. Cosa? Non è sempre stata così. Quando scoprì che mio padre non avrebbe fatto nulla per evitare il suo destino, lei cambiò. Capisco. Dobbiamo trovare un modo per passare. Grilla, la nonna di Angrboda. Perché c'è un nome meno pronunciabile del gioco? Normalmente sarei emozionato al pensiero di incontrare uno dei pochi giganti rimasti, ma il rapporto tra lei e Angrboda è a dir poco teso. Non come lo era tra me e mio padre prima di iniziare il nostro viaggio, ma sembra che Grilla abbia fatto qualcosa che ha ferito Angrboda. Ha detto che Grilla è cambiata dopo che il padre di Angrboda ha rifiutato di sfidare il suo destino. Prima abbiamo visto un animale senza anima. Sta forse prendendo le anime degli esseri viventi? Le sta collezionando per farci qualcosa di speciale, di specifico? Sarebbe strano, senza alcun dubbio. Cosa vedo nei miei occhi da dio gigante? Un buco che posso aprire e andare oltre così. Allora, questa sezione qua di gioco, so che ho già detto, ma è già un buon 40-50 minuti più lunga di quanto ne potessi mai immaginare. Ma tanto, tanto di più rispetto a quello che potessi pensare. È strano perché ci starebbe ora come ora vedere anche cosa succede con Kratos, casomai mostrare qualcos'altro. Però, a quanto pare no. Forse appunto non possono neanche farla come cosa proprio perché non può mai spostarsi la telecamera dal protagonista e roba simile. Però non è che riesco benissimo a spiegarmelo, onestamente, come cosa. Aia. Non so chi mi ha preso, credo sia il tipo lì dietro. Va bene, è rotto il cazzo. No, e che cacchio, proprio lì quando volevo fare un perno mi fa l'attacco che non posso perriare. Spara diverse frecce esplosive. È l'unico modo. Aia. E porca vacca. Vabbè. Grazie. Thank you. No, sono tosti, eh. Porca vacca. Erano molti giganti qui una volta. Vuoi sapere di tua madre? Ha vissuto tanti anni prima di avere me, ma non ne so nulla. Mi dispiace. Non so nulla su di lei. Tua madre ha lasciato i giganti molto prima che io nascessi. Dopotutto combatteva Midgard, aiutava i giganti a Midgard e tutto, quindi di sicuro non era qua da parecchio tempo. Cosa possiamo fare però con la nonna? Possiamo convincerla? Possiamo fare qualcosa? Vai. Non credo. Grilla abita qui. Le luci sono spente. Forse è a controllare le trappole, ma potrebbe avere altri animali dentro. Dobbiamo fare in fretta. Grilla, anche quel nome lì non mi dice niente. Lassù c'è un altro modo per entrare, ma dobbiamo capire come raggiungerlo. Credo che devo fare il giro lungo da qua sopra. Solitamente la soluzione è sempre fare il giro lungo. Allora, Grilla, perché le servono delle anime di animali? Può vivere i momenti della loro vita. Sentirsi finalmente libera. Sentire il vento sul muso mentre corre. Pensando solo a cosa cacciare e dove dormire. Ma non è reale. Quindi è escapism. In italiano si dice... Alexa, traduci escapism. Non lo so. Porca vacca, Alex, è inutile. Ogni volta che gli chiedo qualcosa non me lo dice. Escapism in italiano è Sora, scrivilo sullo schermo. Grazie. Grilla non c'è. Wow, le sue cose sono enormi. Dov'è il lupo? Qui c'è la porta dello scantinato. Forse è dove tiene gli animali. Mi sento molto come Hansel e Gretel con quel forno gigantesco là in fondo. Nella serratura, basta girarla. Loki. Ehi. Conosciamo il mio futuro e non verrò ucciso da tua nonna.
Non funziona così. Come non funziona così? Non puoi evitare il fatto, ma come significa non funziona così? Sì che funziona così. Se sono obbligato per forza a morire, cioè da sconfiggere Odin e fare quella roba lì, vuol dire che non posso letteralmente morire prima. L'unica cosa che possono cambiare sono piccoli dettagli. La morte di Atreus è un piccolo dettaglio. Quindi si può cambiare il fatto. Visto? Oh, mi è sembrato un attimo un cadavere. Non importa. Va benissimo. Non è tardi a sera, non vi preoccupate. Ok, clicca. Oh, sali sopra per attivarla. Girarla. Non è una cosa digitale. Fatto. Ah no, l'hai girata dalla parte sbagliata. Ora l'hai chiusa. Merda. Vediamo come si fa. Nella direzione giusta, per fortuna. Non so se vi capita mai anche a voi, dove metti le chiavi dentro la porta di casa e dici, cacchio, da che parte devo girare? E quindi devi provare entrambe le direzioni prima di capire effettivamente da che parte andare. Se ti dimentichi per una porta del genere, rischi di chiuderla e poi non potrà mai più aprire, perché poi quando è in verticale come fai a girarla? Tra l'altro, perché tua madre è gigante, nel senso che è di dimensioni gigantesche e te invece non lo sei? Ancora, non capisco come funziona benissimo la razza dei giganti. Come fanno a copiarsi un gigante da 100 metri e uno da... metro e mezzo. Anch'io, ma non sento nessuna voce. Regole di One Piece? Ovvero non si fanno domande? Regole di One Piece, non si fanno domande. Dov'è tua nonna però? Non dovremmo vedere a questo punto qua? O almeno sentirla? O qualsiasi cosa? Oppure tipo nell'anima di il lupo e quindi è tipo drogata per terra che si immagina di vivere sotto forma di lupo? Potrebbe essere questa qua in effetti. È strano, ma potrebbe davvero essere questa qua. Perché solo melograni? Dove li ha presi tutti questi melograni? Oh. Serpente? Non riesco a sentire niente. È come l'altra volta. Gli ha rubato l'anima. Non possiamo farci nulla. Non puoi darla indietro? Tienimi questo. Che cosa vuoi? Non è che c'è un gigante che ami di meno? Per caso? Eh? Lascia stare. Ecco, questa. No! Non farlo! Hai detto che avrei saputo cosa farne. Sì, ma non subito! Io te le ho appena affidate. Lo so. Ma... non si nasconderanno per sempre. Giusto? E non possiamo lasciarlo morire. Ne sei sicuro? No. Beh, ha senso, non è una brutta idea, secondo me. In effetti non conosco questa parte. D'accordo. Insieme, allora. Vecchia. Vecchia. Ha funzionato. Io non lo so. Tieni. Che fai? Già rinunci? Sono responsabilità. Non è per questo. Per niente. Solo che è meglio se le tieni tu. Loki, ne sei certo? Chiamami Atreus.
Ok, torniamo indietro. Risaliamo quelle scale. Scusa, è che... Dobbiamo uscire da dove siamo entrati. Non deve sapere che siamo stati qui. Meglio rimettere quella tazza al suo posto. Quante domande, zero risposte. Quindi adesso l'anima di quel gigante vive dentro il serpente. Il serpente però non può parlare, però era ritornato vivo chiaramente, quindi ha funzionato tecnicamente per dargli un corpo. Non so se però è quello che avrebbero voluto i giganti, dove passi ad avere un corpo di una persona che ha arti a un serpente. Non credo che sia troppo male per loro, perché loro di sicuro amano gli animali, hanno un'interazione con loro, riescono a sentirli, capirli, roba simile. Però non so se comunque dopo anni e anni di prigionia dentro una biglia, dove non credo di avere neanche conoscenza di me stesso, e coscienza di me stesso anzi, poi mi sveglio e divento un serpente. Dobbiamo chiudere la porta. Ci penso io. Oh, nice. Sentila come cigola e fa rumore. Bel colpo comunque, si è pure richiusa la chiave. È un'arena questa qua. Non lo so, ma dall'aspetto mi è venuto a chiamare l'arena in automatico. Sì, piano. Nasconditi. Smettila di guarire. Neanche te ne ricorderai tra un momento. No! Ma sta quasi per ucciderlo. No, perché noi ora la fermeremo. Avrei dovuto farlo da parecchio tempo. Lei non sta bene. Non ci sente così? Lo sai. Dovresti ringraziarmi. A cosa servirà mai avere un'anima? È solo un pozzo di dolore. Quasi quasi ti invidio. Ok, il calderone. Senza quello non le servono anime. Io la distraggo. Tu libera il lupo. Poi romperemo il calderone. Sei sicura? No. Ma non possiamo restare qui. Va. Cosa? Ti avevo detto di non tornare qui mai più. Ecco, brava, guarda me. Ho dimenticato tantissime cose, ma tu ti ostini a non essere tra quelle. Non deve andare così. Sì, Ragnarok è vicino, non vorresti andargli incontro insieme? Che ruolo. Ciao lupo. Nella... Ma va? Il destino di tua madre è andarsene così giovane. O quello di tuo padre. Quella pazza. Io non mi arrenderò. Sposare quella pazza? Hai portato un amico! Loki! Loki! Lascialo! Mi chiamano Atreus, non Loki! Hai l'arena comunque, vero? Ci ho azzeccato! Ci ho azzeccato inconsciamente! Fuori da casa mia! Ha un occhio un po' rovinato, va bene. Esatto! Scappate! Da questa Sposare quella pazza? Dove siete? Vuoi davvero tornare lì? Non abbiamo scelto. Vi sento. Sposare quella pazza. Freya? Non conosciamo troppo personaggi femminili. E lei comunque ha scoperto appunto le cose, le ha imparate dai giganti. Quindi è l'unica che mi può venire in mente ora come ora. Tecnicamente ci aveva pure descritto un po' anche. Là, bisogna distruggere quel calderone. Riesci ad attraversare? Lo sposare Odino come cosa negativa, quindi potrebbe anche essere. Dove siete? Vi nascondete. Dovevate rimanere nascosti con i tuoi dipinti, ragazzi. Oh! Grila! Devo spaccare il calderone, la boss fight è quella. È una boss fight celt? Campione degli Jotnar. Qui nella mia umile di... Ho sfatti male? No! Devo colpire uno sul calderone? Ok, sure. Come faccio a colpirle? Devo aspettare che levi le mani? No. Calma. Presa. Fantastico. Ti farà persino dimenticare quello vecchio. Zitta! Grazie di questo. Bellissima leggenda e tutto. Beh, perché sì, Odino era il padre di Loki, tecnicamente. Mitologia norrena. Perché non mi lasci stare, ragazzina? Non posso. Spacca. Let's go. È il tuo momento, mi raccomando. Spacca, spacca. Voi che ci fate qui? Dove?
Ah, ok, non avevo capito. Pensavo fosse un'altra cosa tipo quella di prima. Non avevo capito, orca vacca. Meglio non stare a terra. Scappa. Scappa. Siete giganti patetici, tutti a due. Lì c'è una candela, se la colpisco potrò stordirla. Vai. Prendi. Nice. Ok, altra cura per noi. E si viaggia. Ragazzina. No. Ok, vai. Vieni qua, Becia. Avvicinati che poi ti facciamo esplodere. Non è bastato, ma va bene. Dovrebbe comunque risolvere così, credo. Dai. Dai, no. Yes. Giù di sotto. Attacca. Perché sono incazzato sul nulla? Vai, attacca. Colpo pesante. Colpo pure con il cervo, chi se ne frega. Tutto. Non sta prendendo. Ok, lo stambecco non è una buona idea. Così decisa a ferirmi, ragazzi. Lo stambecco non è una buona idea, va bene. Non ti ho fatto nulla. Devi smetterla di rubare anime. Sono solo animato. Ma che vi ho fatto? Cosa hai fatto? Stai facendo un casino bestia. Sei estremamente confusa. Più di questo non è che puoi fare tanto di più. Ok. No, giù. Ok. No. Nice. Mi manca poco e di nuovo caduta. È tutto quello che mi è rimasto. Non è nulla quello che ti è rimasto. Perché quello lì non è niente, non è nulla di vero. Puoi creare qualcos'altro. Non devi rimanere bloccata la droga delle anime dei nemici. Visto che è un po' altra la droga. Lo dicevo nello scorso episodio, si chiamava droga. È perché nonna cucina droga con le anime degli animali. È un'interpretazione molto interessante del mitologia norrena questa. Ok, vai. Colpo finale. Spacca. Basta. Spacca. Vai. Vai. Morte. Basta. Che cosa hai fatto? Ti ho salvato. Avrei dovuto gettarti ai lupi quando ti ho tirato fuori dal grembo di tua madre. Va via! Vattene via! No! Andiamo via. Credi di aver fatto una gran cosa qui, nipote? Tu non sei niente! E nessuno si ricorderà mai di te! Nemmeno Loki! Tu sarai solo un capitolo dimenticato della sua storia! Sarà troppo occupato a piangere suo padre! Se ti rivedo ancora, rimpiangerai di non essere morta! Sicura che sia meglio lasciarla qui? E se si mettesse in cerca di... Mi lasciava da mangiare. Cosa? Diceva che non le importava di me, ma... A volte mi svegliavo e... trovavo un filone di pane accanto al fuoco. Cotto proprio come lo faceva in passato. Non è un mostro, lo sai. È solo perduta. Facciamo due passi. Conosciamo gente simile? Sì,
Arriva Freya però. Di qua. Questo è importante. Tornare a casa. Sei rimasto qui più di quanto immagini. E infatti mi stavo chiedendo, il tempo funziona come ad Alfheim, nelle luci di Alfheim, dove... Boda. È tutto ok. Sapevo che sarebbe andata così. Per tornare indietro dobbiamo superare questo passo. Beh, allora... Al meglio di tre? Atreus. Sfidami, forza! So cosa vuoi fare. Sai che vuoi la rivincita dopo l'ultima volta. E ti ringrazio, ma... L'ultima volta ho vinto io. Sono sicuro che fosse un pareggio. Non credo proprio. Altra corsa? Appunto, se il tempo scorre in modo diverso qua. Dimostrami che sbaglio! 1, 2, 3, via! Ok. Allora vieni! Sbarare! Vai, vai! Sbarare! Oh, non lo farai! Sbarare! Okay. Anche questo è barare! Let's go! Non ho idea di cosa tu stia dicendo! Sta bestemmiando! Stai dicendo, porco Dino, quel bastardo di merda! Metti tutti in situazioni di uno schifo incredibile! Aiuto, sia molto meglio così! Non distrarti! Oh, dai, non sarai mica già stanco, spero! Ok! Sapete cosa mi ricorda questa cosa qui? Il mondo del Re Leone Kingdom Hearts! Non importa, continuiamo a correre! Non ti lascerai battere di nuovo! Tanto abbiamo iniziato il gioco correndo con dei lupi, quindi aveva senso che prima o poi lo dovevamo rifare. Non è la stessa cosa, ma simile. Mi hai dato del filo da torcere. Filo da torcere? Hai cavalcato una volpe magica. Loki, Atreus, grazie. Mi spiace, sia stata dura con te. Grazie. Beh, immagino che tu sia pronto per andare a casa ora. Raggiungimi all'altare quando vuoi. Devo andare via? No, se non vuoi. La profezia era poco chiara su quando devi andare via. La profezia. Bisogna farle capire però che secondo me a questo punto qua l'intero... Le loro anime non sanno più come mangiare o correre. Li porto qui perché da soli non sopravvivrebbero. Ma con queste biglie d'anima è possibile... No, scusa. È solo che tutto questo, la profezia... È troppo per me. Hai preso altri bulbi verdi prima, vero? Se vuoi puoi dare da mangiare agli animali. Appunto, bisogna vedere perché tutto ormai è incentrato sulla profezia. Tutto riguarda la profezia. L'intero gioco è basato su quella. Quindi, a livello di scrittura e narrativa, sarebbe molto poco interessante se effettivamente poi tutto va esattamente come pianificato e non c'è nessuna sorpresa né niente. Ormai, secondo me, è abbastanza obbligatorio e sarà succederà per forza il fatto che... la profezia andrà a cambiare, le cose andranno a cambiare, si potrà fare una cosa differente. La domanda è cosa cambierà? Cos'è... il vero cambiamento della storia? La morte di Kratos? Il finale con Odino dove diventiamo suoi figli? O cosa? Tu ancora non ci credi, vero? Non ci riesco. Tu pensi che sia stupido? Io penso... che ami talmente tanto tuo padre da non poter tollerare che qualcuno gli faccia del male. Vieni. Ti faccio vedere una cosa. La biglia di prima? Laufey. È di mia madre. Vorrei che non fosse vuota, ma... io so che significa... perdere un genitore. Perderli entrambi. Tua madre non c'è più, ma tuo padre... tu hai ancora tempo per dirgli addio. Lo so cosa vuoi dire. E lo apprezzo. Davvero. Però
Non lo so. Dovremmo essere più che delle storie la cui fine è già scritta. Che ne sarà di te ora? Non lo so. Come ho detto, quando te ne sarai andato, il mio ruolo sarà finito. Perciò, rimani quanto vuoi. Il ruolo che vuoi avere dipende da te. E tu che farai? Non ne ho idea. Ma non posso lasciare che mio padre muoia. Devo tornare a casa. Per farlo dormi? Va bene. Ah. Qui le stelle sono diverse. No. Sei tu che lo sei. Noi ci rivedremo. Certo. Ok, ora. Chiudi gli occhi. E stringila bene. Cerca di non perderla. Casa. Pensaci. Ripetilo. Casa. 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 Così. Sapevo. Oh oh. Cerchi rotto. L'altra casa, l'altra casa, l'altra casa. Ok, Hellwalker. Ma abbiamo però, sai, l'abilità speciale di Kratos per combattere gli Hellwalker. Cioè, facciamo comunque. E mo come si torna indietro? Ce l'abbiamo un modo per viaggiare nei regni? No, non ce l'abbiamo ora come ora. Dobbiamo sperare di incontrare Sindri e Brock. Quanto tempo è passato poi? Che è successo mentre eravamo via? Perché è passato un sacco di tempo. Era letteralmente una sessione di gioco di quasi 3 ore, quindi può essere successo il mondo. Devo tornare da Sindri e scoprire come salvare mio padre. E devo provare a tenere segreti il Bosco di Ferro e Angerboda. In cosa mi sono cacciato? Sì, dillo ad alta voce le cose che hai appena scoperto. Non ci sono di sicuro occhi di Odino in ogni singolo regno. È tempo che i lupi ci servano a qualcosa, perché poveretti abbiamo lasciati qua da soli. Non se lo meritavano. Dove siete? Lupi, eccoli. Sei tranquillissimi. È come se non fossi mai andato. Ne frega un cazzo i lupi. Va bene, buon per voi. No, devo andare alla porta. Ma tu non c'hai la chiave per la porta, no? Oddio, forse ce l'ha, giusto. Ha fatto i viaggi con Sindri costantemente, quindi potrebbe starci come cosa. Però... Io pensavo di fare il giro lungo. Che cosa pensavi di fare? Io volevo andare da Fenrir. Per 2 giorni? Io... Smettila di dire bugie.
Perché sei venuto qui? Da solo? Cerchi la morte? Non più di te. Perché allora? Perché? Che cosa c'è che mi nascondi? Io ho sempre cercato di starti accanto, di seguirti in tutto quello che fai. Lo fai senza convinzione. Però ti seguo comunque. Perché l'importante è che tu sia al sicuro. Non è solo questo l'importante. Chi tiene te al sicuro? Io non ho bisogno della tua protezione. Ne sei davvero certo? E tu che ne sai? Non ne posso parlare. Ma tu devi fidarti di me. Tu hai dei segreti, ma io mi fido. Non è la stessa cosa. Perché no? Mi hai nascosto delle cose. E anche mia madre. Avevate buone ragioni. E anche io. Perché tu non puoi... Dopo. Oh, sto giocando con Kratos. È da ore che non giocavo con Kratos. Let's go. Sono contento. Per quanto Atreus sia più forte, ce l'ho voglia di tornare a giocare con Kratos. Va bene. Vai. Nice. Ce ne sono altri. What the fuck? Ti ricordi di noi? Non penso What? Che l'abbiamo mai incontrata. Come lo sai? È corporea, ma diverso. Sembra che il bastardo ce l'abbia fatta. Chi il bastardo, Dino? Vogliamo farti del male. È riuscito a corromperle effettivamente? Non più come aveva evitato la regina delle... delle Valchirie? Oh merda, la Valchiria adesso comunque non mi aspettavo per niente. Vai. Adesso ci abbiamo pure questa zona per combatterla. Ok, nice. Vieni qua. No, non t'azzardare. Non t'azzardare. Non t'azzardare. Non falla attaccare. Continua ad aumentare la barra dell'astrodimento. Non sembra abbia voglia di parlare. No, neanche io che abbia voglia di parlare. No, lo stordimento è caduto tutto. Porca vacca. Non c'ho neanche rabbia. Non c'ho la furia di Sparta. Pensavo di avercela. E mo come cazzo faccio? E mo come cazzo faccio? Non ho nulla di... per gestire la situazione. Ok, no, torna indietro. Mio Dio, mi ha periato il mio Perry. Mi ha periato il mio Perry. Ok. Non perde tempo. Ok. Usare valore consente di guarire anziché di danneggiare. Ok. Non ho ben capito come funziona, ma va bene. Grazie gioco. È stata una cura, quindi mi accontento di aver ricevuto una cura. Perriala. È mancato poco. Aumentiamo questo qua. Vieni, non t'azzardare, torna indietro come colpo. Non t'azzardare, torna indietro come colpo. Ok, abbiamo pure il bonus delle statistiche adesso. Fai questo e ci si cura di nuovo perché abbiamo bisogno di punti vita. Ora metti l'esplosivo dentro di lei. Ok, continua a fare colpi. Nice, no 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 no. Questo non posso bloccarlo. Vaffanculo. Vaffanculo. Non potevo fare molto lì. Questa roba random, non aveva mai fatto ste mosse. No, il Perry, il mio Perry, il mio Perry. Il mio Perry, ecco il mio Perry. Non era un buon Perry, ma era un Perry almeno. Perrialo. No. Ah, non sono riuscito di nuovo a lanciarlo indietro. È soltanto a farlo una singola volta. No. Freya. È Freya quindi. Ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile. No! Atreus! Non puoi farlo, fermati! Placa la mente! Controllala! Era nostra amica! Basta lei, Atreus. Sei ferito. Forse
Per il momento. Tu mi sarai più utile. Atreus, a casa. A casa? Sul serio? Mi dirai la verità quando ritornerò. Ora devo sistemare le cose. Ce lo portiamo noi. Oh, Altezza, è un piacere rivederti. Brodnefer. Non perdetelo di vista. Lo hai sentito, tesorino? Andiamo, datti una mossa. Che cosa vuoi? Non voglio essere vincolata a questo regno. Andiamo a Vanheim. Allora, siamo rimasti solo noi. Grazie, Brock. Un passaggio mistico verso Vanheim in arrivo. Allora, questa è fuori controllo. Iniziato l'episodio pensando di tornare a casa e cercare di tenere nascosto la cosa e vedere cosa fare dopo come obiettivo insieme a Kratos e Tyr. E invece abbiamo speso un'ora a sconfiggere la nonna della ragazza e poi siamo tornati indietro. E abbiamo combattuto Freya. È fighissimo, però non sto capendo. Cioè, sto capendo, ma è fighissimo.